Il Latina è in un momento strepitoso di forma, ha vinto le ultime quattro partite ed è dunque lanciatissimo. Avrà di fronte il Castelfontana che invece è chiamato a reagire dopo l'ultima sconfitta. Il Latina comincia meglio la partita ed ha la prima chance con Jimenez che scarica questo sinistro e c'è l'opposizione determinante da parte del portiere De Vincentis. Poi la prima occasione della partita del Castelfontana dopo 5 minuti e vai a realizzare Rafael Grasson che sarà il fattore di questo match, l'elemento dominante, realizza il primo gol e porta in vantaggio la sua squadra. Dunque dopo 5 minuti c'è poi Jimenez che carica questo destro, ancora De Vincentis però ci mette i suoi guantoni, ancora Rafael Grasson che si libera in maniera incredibile della difesa ospite, Cittadini che mette dentro con un splendido colpo di punta con il suo sinistro, regala il 2-0 alla sua squadra. Corbucci che non può far nulla se non raccogliere il pallone in fondo al sacco. Poi c'è Latina che ci prova con Avellino e c'è De Vincentis che si oppone, contropiede micidiale da parte della formazione ospite. Grassona tu per tu con Corbucci, lo supera ancora, 3-0, 3 tiri, 3 gol. Il Latina ancora una volta beffato da una ripartenza micidiale da parte del Castelfontana che va a realizzare dunque il 3-0, risultato pesantissimo. Ma il Latina reagisce con Jimenez che accorcia le distanze, 3-1 con questo destro da parte di Jimenez che da solo davanti al portiere non poteva che realizzare questo importantissimo gol che riapre la partita. Poi si addormenta la difesa del Castelfontana, castigata da Maina, il capocannoniere del campionato, presepio vivente però in questo caso la difesa del Castelfontana che dunque si ritrova ancora in vantaggio ma soltanto di un gol. È un momento favorevolissimo per la formazione di casa che con questo contropiede finalizzato da Avellino che realizza il gol del 3 pari, grande contropiede e pareggio dunque in 5 minuti da parte della formazione di casa che è riuscita quindi a ribaltare una situazione psicologica davvero molto difficile. Ma Castelfontana a questo punto riprende a giocare, mancano 5 minuti, guardate che destro splendido, spettacolare di De Vincenzo che realizza il gol del 4-3 e porta ancora una volta in vantaggio la sua squadra che dopo aver passato un bruttissimo momento ha reagito nel migliore dei modi. Poi c'è ancora questo contropiede con Grasson, guardate che pallonetto superato, Corbucci che ringrazia però la traversa e dunque il risultato non cambia, 4-3. Poi c'è questo contropiede di Rosati che non c'entra la porta a 2 minuti dalla fine del primo tempo, risultato dunque che non cambia, 4-3 e finisce quindi così la prima frazione. Una partita davvero molto divertente che non ha tradito le aspettative. Castelfontana subito in una situazione di 3 contro 1 con Corbucci uscita kamikaze ancora una volta su Grasson che è davvero scatenato, non si ferma mai questo giocatore. C'è poi ancora Corbucci prodigioso che riesce ancora una volta a salvare il risultato. Poi c'è questa sforbiciata partorita da Mantovani che non trova il bersaglio. C'è ancora una volta un gol splendido realizzato da Grasson, fotografata la difesa del Latina, un 1-2 micidiale, davvero fulminante questa realizzazione da parte di Grasson per il 5-3, situazione ancora molto complicata per il Latina che però reagisce ancora una volta con il gol realizzato da Gulli, il 5-4 dunque della formazione Portina. Gulli che era al ritorno dopo 4 mesi e dunque si toglie una grande soddisfazione subito in gol 5-4. E poi c'è questa punizione di Cittadini che ancora una volta fulmina il Corbucci sotto l'incrocio, 6-4 per la formazione ospite che riprende dunque il controllo della partita. Ma il Latina non è mai doma, non ci sta veramente a perdere, guardate Maina, che preziosismo signori, un gol capolavoro, c'è soltanto da mettere il pallone in porta per il giocatore Lazzarini che dunque accorciano ancora una volta le distanze, siamo 6-5, partite ancora in bilico, ma c'è Castelfontana che ancora una volta Corbucci salva, una situazione davvero disperata, Castelfontana con l'incontenibile Grasson che scalda ancora una volta i guantoni di Corbucci che veramente nonostante i 6 gol subiti ne ha evitati almeno altrettanti. Guardate questa uscita kamikaze, in questo caso c'è un errore però determinante da parte di Jimenez e Grasson ancora una volta non perdona il gol del 7-5, ancora una volta 2 gol di vantaggio e c'è Latina che deve davvero ribaltare una situazione che a questo punto a 5 minuti dalla fine è davvero disperata. Ma Avellino con il destro riesce a accorciare ancora una volta le distanze e Batista ha tentato l'arma del portiere libero ma a 5 minuti dalla fine, una scelta rischiosissima ma a questo punto bisogna tentare tutto per tutto e siamo 7-6 scusate per la formazione del Castelfontana. Corbucci salva e poi c'è un'azione di contropiede, Maina che conduce questo contropiede indisturbato e va a realizzare il gol dei 7 pari, incredibile, pareggio a 1 minuto e mezzo dalla fine e c'è Maina quindi che realizza il gol del 7 pari e c'è il Latina che a questo punto non si accontenta nemmeno del pareggio, mancano soltanto 30 secondi al termine della partita, ancora col portiere libero c'è la conclusione di Jimenez ma c'è il prodigio di De Vincentis che nega la gioia del gol e poi c'è Maina che realizza, ma
ma la partita è finita. C'è stato il fischio del direttore di gara a un secondo prima dal termine della partita. Maina che protesta, ma la gara era già finita e Latina addirittura ha rischiato di vincere dopo che era sotto di due gol. E partita che finisce in pareggio, 7 pari.